alcune slide, devo dire. Qualche osservazione puntuale, qualche domanda? Interagite poco, devo dire. Però va bene, minuto sì. E sette. Avrei una domanda. Prego. Un attimo che arriva il gelato. No, è interessante l'approccio con il modello concettuale, no? Però spesso il modello concettuale, almeno che qui ci riferiamo a punto naturale, e quindi i modelli concettuali sono geochimici prevalentemente. No, il modello. Un chiarimento su a quali modelli concettuali facciamo riferimento per il fondo. Il modello concettuale, diciamo, rappresenta la mia idea di come funziona quel sito. Nel caso specifico di come la distribuzione di un dato elemento nel terreno, nelle acque, da quali fattori è regolata. Quindi questo significa, io non so, devo avere le conoscenze geologiche, idrogeologiche e idrochimiche, se parliamo dell'acqua o chimica in generale, ma anche l'analisi delle pressioni, perché, come dire, il cromo, ho detto forse proprio l'unico elemento, il cromo non ha colore, volevo dire. Certi modi, un elemento non ha colore, nel senso che se io trovo dell'arsenico in un certo sito, sapere se è di natura, di origine naturale o di origine artificiale, in molti casi può essere molto difficile. Posso aiutarmi con delle analisi mineralogiche, ma anche su uno studio delle pressioni, no? Se sono vicino a un'azienda che produce, tra virgolette, arsenico, no, ragionevolmente i valori anomali dovrebbero essere attribuiti a questa azienda. Se sono vicino a una miniera di arsenopiridi, probabilmente, diciamo, quindi il modello concettuale si intende tutto, cioè io lo dico così, schematizzando, come funziona il sito, in sostanza. Più informazioni ho, e meglio è. E quello che voglio... quello che volevo dire io è che spesso la complessità del modello concettuale è non solo, in questo caso, individuare sorgenti antropiche, ma anche comprendere perché un certo metallo è presente naturalmente nei nostri ambienti, soprattutto in Italia dove abbiamo tante cause naturali per la presenza di elementi anomali, no? Quindi il cromo esavalente per esempio in Piemonte piuttosto che per il manganese in tante nostre pianure. Per esempio sul cromo, no? La relazione con gli ofioriti è evidente, per cui no, questo è un elemento determinante. Per non esempio. È così nota, appunto, quello che dicevo è che ci si richiede una base di conoscenza dei modelli geochimici maggiore e a cui fa riferimento, sì. E questa è una base comune che potremmo condividere, perché alla fine il territorio è condiviso, mentre la sorgente antropica dipende dalla situazione locale, dal sito specifico, la sorgente naturale, se meglio conosciuta, ci aiuterebbe a determinare le sorgenti antropiche delle quelle naturali. Certo. Quindi un'esigenza che troviamo noi operatori nel definire il fondo naturale è quello di avere delle informazioni di carattere più generali sul territorio che ci aiutino ad indirizzarci. E non c'è un deposito comune di questi studi, cioè noi abbiamo fatto per esempio come società privata tanti studi di questo genere, ma è difficile ritrovarli, cioè se uno conosce il collega che l'ha fatto sa che ha fatto uno studio sul territorio di fondo naturale, ma non credo che ci sia un posto, un registro in cui tutti gli studi fatti siano facilmente reperibili. Sulla raccolta dove è stato fatto il fondo, questa è una proposta proprio, no, a livello 1 di quello che vogliamo fare noi, l'Atlante del fondo. Per rispondere invece al discorso del modello concettuale, ricordiamoci che il modello concettuale è una procedura tra virgolette artigianale, per cui uno parte dalla carta geologica, parte dalla carta idrogeologica, parte dall'analisi delle pressioni, no? Parte dal sacro e mette insieme, lui deve collegare lui. Se lo faccio io, il modello concettuale viene in un modo, se lo fa lei, viene in un altro modo. Questo è evidente, no? È chiaro che poi dopo, più una informazione ha, più lo riesce a conformare e giustificare meglio. Non solo, una volta che poi prendo i miei dati di campo, bisogna vedere se i miei dati sono coerenti con il mio modello concettuale, perché io mi sono fatto un film, ma magari quei dati lì dicono un'altra cosa. Per esempio una cosa molto interessante sulla Sardegna, no? La fratturazione che incide parecchio sulla presenza dell'arsenico, per una serie di motivi geologici legati all'orogenesi arcinica, vallo a pensare oggi, insomma, che... Grazie. Ok.
Passiamo alla prossima.